Grazio Maria Forgione, zio Grazio per amici e compaesani, semplicemente Gra per mamma Peppa, Tatà per padre Pio, era nato a Pietrelcina il 22 ottobre 1860. Il papà di padre Pio era un uomo forte, giusto, di un'intelligenza sveglia e attiva che traduceva subito ogni suo pensiero in azione. Dalla sonora parlata dialettale, dalle battute pronte, dei modi rudi, sbrigativi e insieme cordiali, fisicamente di statura media, occhi vivi, mani dure e screpolate, indicatrici di un lavoratore. Lavorava infatti nel suo terreno a Piana Romana. Era l'8 giugno 1881 quando sposò Maria Giuseppa De Muzio. Il giorno della nascita del piccolo Francesco, il 25 maggio 1887, papà Grazio era in campagna. Appresa la notizia, si precipitò nel rione Castello, in Vico Stortovalle. Con qualche difficoltà riuscì ad entrare nella camera da letto, gremita di gente. Abbracciò la moglie, le donò un fiore e con il cuore colmo di gioia sollevò in alto il neonato che subito fece udire la sua voce. Grazio andò avanti nella sua vita sempre con forza e con coraggio, deciso e pronto ad agire anche quando si trattava di una grande decisione, di un'azione difficile, come quella di andare lontano, in America, di fare tanti sacrifici e di sopportare tanti disagi, ma nessun sacrificio fu troppo grande perché era più grande il desiderio di vedere il suo piccolo Francesco felice di poter seguire la chiamata di Dio. Capiva la grandezza del sacerdote e quando qualcuno gli diceva quanto sei fortunato Grazio nell'avere un figlio sacerdote, lui rispondeva subito con le lacrime agli occhi dicendo non l'ho fatto io, lo ha fatto Gesù Cristo, lo ha fatto Dio. Grazio passò gli ultimi 9 anni della sua vita a San Giovanni Rotondo, ospite dell'americana Mary Pyle. Anche lui, come mamma Peppa, voleva concludere la sua vicenda terrena tra le braccia del figlio. Per tutti era zio Grazio. Aveva un'allegria contagiosa che comunicava a quelli che lo circondavano. Quando era ammalato, a quanti andavano a trovarlo, tornavano volentieri nei giorni seguenti per divertirsi insieme a lui ed aspettava queste visite come un bambino che aspetta i suoi compagni di gioco. Maria Pyle lo definiva non un libro aperto, ma una biblioteca intera, piena di volumi, ricca di storielle, racconti della sua vita. Zio Grazio lentamente si spegneva e le visite di padre Pio diventavano sempre più frequenti, finché verso la fine egli rimase in casa con padre Raffaele, che nei momenti di dolore non mancava mai. A fianco del padre, amici, fedeli, figli spirituali lo circondavano, ma Grazio non vedeva altro che il figlio. E fino all'ultimo tenne i suoi occhi fissi in quelli di lui. Di notte, assistito da padre Pio, Grazio si spense a 86 anni. Era il 7 ottobre del 1946. Nella cappella cimiteriale dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, l'8 ottobre 1946, la salma di Grazio Forgione fu posta accanto alla sua Giuseppa. Dal tuo ceppo sorse la pianta che leva al cielo ed apre fino ai confini della terra i rami, carichi di frutti, accogliendo sotto l'ombra sua benedetta per rendere loro salute e la vita i sofferenti tutti, del corpo e dell'anima. Rifugio nelle procelle di un mondo sconvolto a chi anela i tesori della grazia, affidandosi alle mani trafitte sulla croce, apre ai più alti voli.